Giulia. È un progetto regionale voluto dall'Associazione Generale Cooperative Italiane e portato avanti dalla cooperativa Lisert di pescatori di Trieste. È una cooperativa che ha circa 80 soci e i quali hanno aderito subito a questa iniziativa, a questo progetto, perché proprio c'è un problema reale di gestione, visto la crisi e varie cose contingenti, sull'aumento dei prezzi. Quindi si è voluto portare avanti questo discorso di fattibilità. Inizialmente si è pensato di utilizzare olio vegetale puro per alimentare le imbarcazioni, però a un certo punto si è abbandonato il discorso perché bisognava portare delle modifiche ai motori e quindi era molto oneroso, e si è pensati al biodiesel come soluzione finale. Tutte le domande che vuole, sì. La presentazione. Okay. Abbiamo detto un finanziamento regionale in che percentuale? Allora, ecco, visto che noi ci siamo occupati solamente della parte tecnica e non della parte burocratica, non so darle alcune risposte in specifico, quindi non so dire quantificare gli importi questo. Ecco, io posso solo descrivere una parte tecnica dei vari problemi e degli scopi e dei vari step che vogliamo ottenere con questo progetto. Allora, il progetto ha avuto un esito positivo e è partito dal reperimento di olio esausto nel territorio. Il territorio già dispone di 10.000 litri di olio esausto. Questi 10.000 di olio esausto non sono altro che il prodotto che lo scarto di un prodotto che già la cooperativa Lisert recupera mediante le proprie operazioni commerciali, perché hanno dei ristoranti, delle feste, organizzano, quindi recuperano il proprio materiale e lo convertono in biodiesel. Si è voluto non adoperare i nostri sistemi di conversione per non incidere sulla fattibilità del progetto. Quindi si è usato un sistema di conversione molto, diciamo, amatoriale. Abbiamo recuperato nel territorio, messo a disposizione da una cooperativa agricola, un impianto semplice, convenzionale, diciamo quasi amatoriale. E abbiamo ottenuto dei risultati, partendo sempre dalla materia a costo zero, una conversione e un costo unitario per litro di variabile dai 15 ai 18 centesimi. Bisogna tenere presente che dal 2007 fino al 2003 c'è stato un raddoppiamento del costo del gasolio. Il gasolio nel 2007 costava 37 centesimi, nel 2012 ha raggiunto il picco di 80 centesimi, quindi si è raddoppiato nell'arco di pochi anni. Considerando anche che 80 centesimi non sembrano tanti, però, perché proprio parliamo di defiscalizzato totalmente. Hanno un contingente fissato di 400.000 litri annui. Se sforano questi 400.000 litri annui, viene applicata un'accisa intera. Considerando che il reddito di un pescatore è di 70.000 euro lordi e che i costi del carburante incidono anche fino al 50%, si pensi che si riducono notevolmente gli utili. Oltretutto sono uscite delle nuove normative a livello europeo per la salvaguardia della flora e della fauna ittica, e quindi incidono ancora nelle battute di pesca. Se prima una battuta di pesca si limitava a un'uscita di 8 ore, di 3-4 ore ipotesi, adesso bisogna quasi raddoppiare sia i tempi e anche le distanze dalla costa. E quindi in più una restrizione economica come quella che c'è adesso fa sì che si deve porre una scelta drastica
nel ridurre le spese vive. E quindi si è pensato ad operare uno scarto nel territorio, di valutarne i costi di conversione in biodiesel, verificare che i motori, che sono dei motori IFO, sono dei motori, classici motori del gruppo Fiat, usati anche per la cogenerazione, sono motori medio-veloci, avessero o meno problemi nell'utilizzo di biodiesel 100%, cioè quindi puro, non miscelato. Poi si è arrivati a un utilizzo del 100% nel periodo estivo e un 80% nel periodo invernale, perché a Trieste si sa che il clima è un po' diverso. Raggiunto questo obiettivo, la cooperativa almeno si pone altri step, quello di incrementare la raccolta, di portarlo almeno al raggiungimento del contingente defiscalizzato, che sono 400.000 litri, almeno questo. Il primo step, almeno quello di convertire quello che c'è a disposizione già attualmente nel territorio, che sono 100.000, avere la possibilità di creare una microfiliera in un circuito chiuso, diciamo, quindi dar modo alla cooperativa di incrementare la raccolta, lo stoccaggio e la lavorazione all'interno proprio della propria struttura. Questi sono gli obiettivi. Ovviamente non è facile, perché le leggi italiane sono alquanto articolate, sembra quasi che ci sia da un lato un interesse nel trovare soluzioni per ottimizzare, dall'altro ci sia invece quasi un cartello dove non si può avere la libertà. Allora, se avete delle domande specifiche da fare, così. Sì, sì, parliamo esclusivamente di questa cooperativa, che è composta da 80 operatori. Sì. Mediante delle statistiche, vari comparti, ad esempio quello agricolo, quello. Sì. Io posso solo portare l'esperienza, la fattibilità e la mission della cooperativa in specifico. Poi quello che si vuole dimostrare è che c'è un sistema, c'è un'alternativa, quindi si è verificata la fattibilità e questa poi viene messa a disposizione al singolo pescatore, che farà la sua scelta. Tutto qua. Sì. Perfetto, allora, come ho detto prima, non abbiamo usato la nostra tecnologia, ma abbiamo usato una tecnologia, diciamo, convenzionale, quasi amatoriale. Abbiamo usato un sistema. Allora, nel mondo di biodiesel c'è il settore industriale che adotta una certa tecnologia, quindi stiamo parlando di temperature, di pressione, eccetera, eccetera, che non la puoi adoperare anche per quantità limitate, perché serve non solo serve un'infrastruttura particolare. Nell'amatoriale si può ottenere lo stesso processo con piccole macchine, con agitatori semplici, con una reazione magari più lenta, con tempistiche e costi leggermente superiori. Allora, quello che abbiamo usato è stato proprio quello di dimostrare che con una tecnologia semplice, che abitualmente viene usata nell'ambito amatoriale per fare piccoli esperimenti, diciamo, è possibile avere un costo unitario basso. Abbiamo usato un sistema metanolitico, si può adoperare anche il discorso etanolitico, un alcol che è reperibile, diciamo, commercialmente da qualsiasi parte, ha un costo molto basso.
Allora, l'impianto che abbiamo usato è un impianto americano e produce circa 300 litri al giorno, questo mi sembra. Ma perché? Allora, se i nostri impianti hanno una conversione simultanea, questi impianti invece ragionano simultanea, diciamo, noi parliamo di minuti addirittura, una conversione di o ore o minuti. Qua si parla di giorno, perché dopo il processo della produzione in biodiesel si effettua in vari passaggi. Il primo passaggio è quello della miscelazione, che comporta un'energia, delle componenti chimiche e un tempo. Dopo questo tempo c'è un tempo di decantazione, è un tempo fisico dove si deve aspettare che due prodotti si separano per avere un sottoprodotto che è la glicerina e il biodiesel grezzo. A questo punto il biodiesel grezzo deve essere ulteriormente raffinato per avere per eliminare quei sottoprodotti che rimangono emulsionati nel prodotto. E tutto questo fa sì che i tempi siano molto lunghi, quindi parliamo di produrre nell'arco di 24 ore quantitativi molto ridotti. Biodiesel 109 ore, sì. Sì, quindi diciamo l'impianto anche quello che utilizza la provincia a supporto delle due macchine è una macchina abbastanza giocattolo Sì, perché però bisogna comunque anche tutto precisare l'acciaio. una cosa. Un passo molto importante, un fattore molto importante nel biodiesel è la purificazione finale. La purificazione finale convenzionalmente viene, anche nelle grandi industrie, viene fatta con dei lavaggi con l'acqua, sì, semplici lavaggi, in rapporto 1 a 3 prodotto, quindi 1 litro, 3 litri d'acqua. Quest'acqua non può essere immessa deve essere pretrattata e rimessa in circolo, oppure data a compagnie che fanno la raffinazione. Questo non è un discorso, non si può applicare per quantitativi superiori a quello che mi sta dicendo lei, perché non è possibile gestire il discorso. Quindi bisogna pensare a altre forme di depurazione a secco, quindi. La domanda su in specifico cos'era? L'ho persa. No, per capire diciamo, la grandezza del vostro impianto, perché comunque tu hai parlato di un certo quantitativo annuo per la cooperativa, quindi per capire se l'impianto che avete a disposizione era in grado di procedere alla raffinazione di tutto quel quantitativo nell'anno. 6.600 Allora, la prova che abbiamo fatta con un impianto amatoriale. Qualora dovessimo progettare e realizzare un impianto a coprire i 400.000 tonnellate, non ci sono problemi, in quanto adoperiamo una nostra tecnologia. La nostra tecnologia riesce a produrre 60, 70, 100 litri al minuto di prodotto, H24. Sì, la cooperativa stessa ha creato di sua proprietà, sì. No, 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 no. Loro riescono a reperire questo perché hanno a disposizione dei ristoranti propri, organizzano delle feste, delle manifestazioni. Beh, l'olio per Quella su. situazione no, perché praticamente essendo un prodotto proprio non viene mai, non viene, cioè non esce mai all'esterno del produttore, Sì, questo bisogna non definire cos'è un rifiuto quando ha fatto il suo è. No, no, ciclo cioè se il produttivo, poi. produttore lo stesso, cioè se loro sono anche i produttori, il problema non si pone. Sì, loro vogliono anche incrementare il discorso facendo delle isole di raccolta in qualche punto della città o presso alcune sedi proprie. Quello che si vuole creare è un discorso chiuso,
Cioè, quindi è anche sostenibile dal lato economico solo se si riesce, se non ci sono, se, eliminare gli intermediari, se si dà in gestione a un ente o qualcuno che fa il servizio di raccolta, già la raccolta si può stimare che il costo unitario per litro sia superiore ai 30 centesimi e quindi non è più sostenibile, a meno che non si abbia una struttura di un certo volume e quindi viene giustificato con un processo industriale, quindi un ammortamento dei costi, ma questo non è fattibile. Sì. Anche se la raccolta degli oli è già avviata almeno nei nostri territori da parecchi anni, non ha ancora raggiunto il 100% o il 90%, siamo ancora a livello del 40%. Allora, soprattutto nel comparto, allora, se c'è già, una volta esisteva il registro del Sistri, dove per gli esercenti avevano un registro di carico e scarico dell'olio. Ecco, quindi si può gestire il discorso dei ristoranti, degli esercenti, mentre il discorso che ancora non si riesce, non si è arrivato a una buona copertura è quello del domestico. E anche il settore dove c'è più volume, il domestico. E quindi si cerca di incrementare, almeno loro cercano di incrementare il discorso del domestico dove ci sono dei buchi da parte degli organizzatori delle cose. Se avete altre domande, perché più di questo io non...